a Grande Fratello VIP 3 notte bollente tra Gianni Alexander e Elia Fongaro. Nella casa più spiata d'Italia l'attrice 45enne Gianni Alexander e il velino 27enne Elia Fongaro si stanno avvicinando pericolosamente. Da qualche giorno tra i due concorrenti del reality è nata una strana complicità e, dopo le coccole alla luce del sole, la notte scorsa avrebbero dato sfogo alla passione. Le telecamere hanno immortalato la coppia a letto insieme con l'attrice italo-inglese che riempiva di carezze il giovane, coprendo il microfono. Qualche giorno fa Gianmarco Amicarelli, il compagno di Gianni, si è presentato fuori dalle mura della casa di Cinecittà, e con un megafono, ha chiesto alla Alexander di sposarlo. Lei però è apparsa piuttosto sconvolta e è scoppiata in lacrime senza dare una risposta al fidanzato. Punto il giorno prima di entrare l'abbiamo passato insieme, ma non abbiamo parlato di determinate cose, ha confessato Gianni parlando del fidanzato con gli altri inquilini della casa del GF VIP, anche se lui sa che abbiamo delle problematiche. Lui non vuole mai parlare, mai discutere, mai litigare, ma ci sono delle situazioni che non riesco a superare, che non mi stanno bene. Insomma, Gianni è confusa e per il momento non ha intenzione di allontanarsi da Elia, anzi. Punto sulla questione il web si è pronunciato, e anche l'ex Geffino VIP Enrico Silvestrin ha voluto dire la sua su Twitter, in risposta a un utente che si domandava se fosse decoroso per una donna di 45 anni esporsi in tale modo, ha rilasciato una durissima dichiarazione. Voi state ragionando sul compagno, ma ad essere più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna. A chi lo ha criticato per questo suo tweet, ha rilanciato. Gianni deve tutt'ale se stessa, e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno. Il figlio dell'attrice è il giovane Damiano, avuto da Christian Schiozzi, che secondo quanto riportato dall'ex Geffino si sarebbe sfogato con lui, rivolgendo parole pesanti alla madre. Attualmente ha 15 anni e sembra che sia destinato a seguire le orme della madre visto che da grande ha intenzione di fare l'attore.